Ragazze, benvenute in un nuovo video shopping. Questo sarà un video shopping abbastanza breve ma intenso. Scusate i capelli abnormemente osceni, ma sì, sono osceni. Non era previsto questo video, ma siccome mi sono arrivate delle cosine proprio ad hoc per voi, soprattutto scarpe, due paia di scarpe, ho detto glielo faccio subito alle ragazze, così le guardiamo subito. Partiamo subito. Il primo paio di scarpe che vi mostro è questo qua di Zara, un'ispirazione di Balenciaga, guardate, una sneakers, numero, mi stava già cadendo dalle mani, numero 37, guardate che carina, a chi ama, per chi amasse le sneakers e lo street style, questa scarpa è perfetta. L'interno tra l'altro è bellissimo perché è rosa, condizioni perfette della scarpa, numero 37, ok, ve lo confermo. Queste scarpe qua si usano tantissimo anche in questo periodo, oltre che sono iniziate magari l'anno scorso. Adesso non so se è un anno o due anni che sono così, così in voga, e veramente piacciono tantissimo a chi ama questi look freschi, street style, da mettere con i tailleur, da mettere con jeans crop top, vestitini, completi. Allora, queste, oppure anche semplicemente utilizzata come scarpa sportiva, sono in perfette condizioni. Questa è la parte dietro, tenute davvero molto bene, numero 37, e il loro costo, ragazze, è 13,90 euro. Bellissimi anche i colori, questo rosa, questo blu, questo nero, questo panna, questo ocra. Passiamo al secondo paio di scarpe, ci tengo a farvelo vedere perché questa è la sua scatola originale e il prezzo di listino era 45 euro. Allora, è un paio di steppe bellissime in ecopelle. Nere, sono nuove, mai state utilizzate, guardate che carine che sono, ovviamente sono in ecopelle e sono, diciamo, del brand Bellamica, che è un brand che trovate anche dai cinesini. Nel rispetto del prezzo di listino di 45 euro, il mio prezzo come baule della Veronica questa volta è 16 euro, perché la scarpa è nuova e ovviamente la persona che me l'ha indicata in conto vendita giustamente mi dice non voglio ricavarci 2 euro, onestamente. È una scarpa comunque molto carina e considerate che se voi l'acquistate proprio nuova, così almeno un 22 euro la pagate. Poi ecco, vabbè, questa è costata 45, c'è proprio segnato il prezzo, quindi ognuno poi fa i suoi prezzi. Quindi io ve la offro a 16 euro, che è una perfetta via di mezzo tra i 45 e gli eventuali 22 euro, 19 euro, in base anche ai vostri magari cinesini di fiducia. Questa è stata acquistata in negozio italiano, la parte sotto in corda, ha tutte le borchiette ed è in ecopelle nero, numero 38, molto carina, molto comoda, e vabbè, ve l'ho già detto che sono nuove, quindi non hanno nessun tipo di imperfezione, ve ne faccio vedere solo una per questo motivo, vabbè, dopo vi mostro anche l'altra. È una zeppa molto bella da mettere con le maxi gonne, i maxi abiti, anche con dei pantaloni capri e questa qua in vista, perché comunque, nonostante abbia le borchie, resta lo stesso molto fine. L'unica cosa che è stata fatta, anche se poi non sono mai state utilizzate, è una cosa a vostro favore, quindi che dà un valore aggiunto a questa magnifica zeppa, ok? È l'inserimento di un, vedete, una cosina qua di gommina che è stata messa qui sotto per garantire, diciamo, piacevolezza nella calzata, quindi non permettere alle borchie, essendo comunque metalliche, magari di infastidire il piede. Quindi c'è stata questa cosa in più, però alla fine la zeppa non è mai stata utilizzata, quindi ottimo prezzo. A qualsiasi orario io decido di fare il video, c'è sempre qualche rumore molesto. Li sentite? Cioè, voi li sentite? Dopo io non mi devo arrabbiare. E fino al 18 maggio io non posso aprire. Cioè, prima era il 4, ci passi, l'abbiamo assodato. Adesso è diventato il 18 maggio. E lo Stato vuole che io campi fino al 18 maggio con 600 euro magari. No comment. Vabbè, piccolo sfogo. Guardate che meraviglia, io so che voi adorate gli abiti di Ciniglia, questo è un bellissimo abito di Ciniglia, taglia unica, siamo un po' fuori stagione, ma in realtà io indosso la Ciniglia in questo momento, perché oggi faceva freschino e volevo mettere un vestito che non fosse, diciamo, accompagnato da giacca, quindi ho deciso questo e sono stata da Dio tutto il giorno, cioè non ho mai avuto freddo. Questo è un abito appunto di Ciniglia, bello anche da mettere, come ho messo anch'io il mio, che è fatto un po' diverso, però a gamba nuda, con un po' di abbronzatura, con stivaletti, oppure comunque anche in inverno con calze coprenti, con stivaletti, con
décolleté, con biker anche, con anfibi. È molto bello, una taglia unica, consiglio fino alla taglia 44, viene giù bello svasatino e la manicuccia qua potete scegliere di portarla giù così oppure normale. Bellissime le maniche a tulipano, bellissimo il colore verde con questa esplosione floreale meravigliosa, vestibilità perfetta, una taglia media. E neanche morbida, arriva appena sotto il ginocchio. Questo è bellissimo, secondo me, anche con gli anfibi. Se uno lo vuol rendere rock, è una bella cinturina qua nel punto vita, magari anche tipo rock and roll, borchiata o in pelle. Insomma, davvero bella. Però, se volete anche fare un colore diverso, la potete mettere anche color crema o color rosso, rossa. Il costo di questo abitino, ragazze, è 11 euro, davvero amabile. Sempre metà prezzo rispetto ai prezzi che trovate sul mercato nuovi. Attenzione che il baule vi tratta bene. Un altro abitino carinissimo, questo arriva dal baule, proprio lo vendevo io in negozio, è un abitino SM come taglia, taglia unica però non consiglio più di una SM per una vestibilità perfetta, quindi fino a un 42 morbido ci siamo, bellissimi colori su sfondo bordeaux con tutto questo panna, ha la ruche qua davanti e poi l'elastichino in vita con la sua cinturina, che adesso cerchiamo di infilare nel buchino, scusate ma non avevo visto questa cosa, ok. E la gonna a ruota, bellissima, tutta così con i finali a fiorellini. È un abito molto bello, adatto per la primavera, adatto per l'inverno, in base agli accessori che decidete di mettere e alla calzatura e alla calza proprio in sé. Sta benissimo anche adesso con stivali magari di pelle e gamba nuda e un bel trench coat sopra, oppure il giacchettino di pelle, oppure più avanti anche un cappottino leggero verso l'autunno. Un colore meraviglioso, questo bordeaux borgogna con questo panna. Questa è la parte dietro dell'abito, condizioni perfette pari al nuovo e il suo costo, ragazze, è 11 euro. Veramente adorabile. Mi sposto per passare anche a qualche accessorio, ancora reduce dall'altro video che vi ho fatto. Ok, dovremmo esserci. Vi faccio vedere ancora qualcosina. Allora, un braccialetto, braccialino, vediamo se riesco ad assemblarlo. Questo è... Ah, ho capito, ciao. Ve lo faccio vedere aperto così si capisce. È nero, ha le nappine qua sulla parte, su una parte sola. E poi ha delle trecce, delle catene. È strano. Vedete? Voi lo mettete al vostro polso. Non ce la farò mai ad allacciarlo così. Cioè, io ho dei problemi davvero. Perché scende, quindi vabbè, facciamo finta che io l'abbia allacciato. Devo sempre mettere in cose che non mi competono. Ok, fatto così. Tanti bracciali in uno e il suo costo, ragazze, è 1 euro. Poi della Guess. Ora io non so se è originale o meno, è abbastanza vissutello, potrebbe essere anche originale perché ha comunque anche il... Cioè alla fine, non lo so, non, giuro che non lo so. Comunque, bel braccialetto con la scritta Guess, tutta tempestata di strass. E il punto di domanda qua nella parte dietro. Ok, questo braccialino qua, ragazze, costa 2 euro. Non so se è originale o meno. Se è originale, fate un affarone. Altro bracciale, questo è bellissimo. C'ha questa tipo specie pietra, tutta un po' used con... È strano, adesso ve lo faccio vedere. Vedete, è così. Ah, dove sono i tatuaggi? Che ce li ho sia di qua che di là. È fatto così, c'è questa pietra, un po' malconcia, nel senso un po' vissuta, e poi ha questo marchio qua che io non so cosa voglia dire, sicuramente potrebbe avere un significato, e il doppio giro di perle bianche e nere, ok? E questo bracciale costa 1 euro. Altro bracciale, anche questo, tutto tempestato di strass, in 3D, non so come spiegarlo, molto carino anche questo, fa un'ottima figura al polso. Avete capito com'è fatto così? Cioè io ho tutta la penna sulla mano. Ok, e questo bracciale, ragazze, costa 2 euro. Un'ottima figura. Un altro della Guess. Questo secondo me è originale. Sono un po' vissutelli, perché non è che sono che vi arriva il gioiello perfetto a casa. Quando sono perfetti ve lo dico, quando hanno problematiche in base al prezzo che vi metto, però se uno è capace di lucidarli, di sistemarli. Questo qua della Guess, per esempio, gli mancano alcuni strass, ma si può tranquillamente ristrutturare. Qua è mancante uno strass e anche sul punto di domanda. Questo
Sono veramente stupidate. Il costo di questo bracciale, ragazze, è 3 euro. Uno a casa lo può lucidare, gli può mettere lo strass, la chiusura è così. Cioè, si possono sistemare questi gioielli, non sono gioielli insistemabili, cioè non è che non sono sistemabili, li potete sistemare. Ovviamente, oddio, sta venendo l'allergia. Aiuto, la voce è sempre più nasale. Un altro della Guess, è tutto della Guess, è tutto a base Guess. Secondo me potrebbero anche essere originali questi. Hanno fatto il loro corso, certo sì, però la cosa bella è questa. Morirò di allergia. Allora, questo è molto carino, tra l'altro, c'ha il cuore con scritto Guess. Ok, con così. E il punto di domanda qua. Ok, scusate, mi sistemo il piercing. Ok, scusate, il costo di questo ha tipo gli strass dentro nel cuore, sono tutti presenti, ragazze, è 3 euro. Ripeto, non aspettatevi gioielli pari al nuovo, pari al nuovo. Mi è presa questa maledetta allergia, caspita. Anche voi soffrite di allergie ai pollini, fatemi sapere. Questo invece è più, no cioè, più normale, è un bracciale quasi a sfondo etnico con questi cuori. Con questi cuori, questo bello con gli abiti lunghi, un po' boho, ci sta un sacco. Il suo costo, ragazze, è 1 euro. Termino qui perché sennò poi divento matta, le ragazze del gruppo lo sanno. Spero che vi sia piaciuto questo video, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!